Ok, ciao ragazzi, allora sono qua dal mio garage, anzi sullo scivolo del mio garage come potete vedere. Ok, e sto aspettando che si riscaldi il pranzo a microonde e ne approfitto per fare un breve video. Tocca essere a mezza occhi chiusi perché sennò va a finire che mi acceco. Allora, in questo video qua è improntato un pochino sul confronto di quelle che è l'esecuzione dei piegamenti in verticale, ok, liberi, full ROM, fatti su una superficie piana, quindi con le mani che sono messe con la stessa posizione in cui fareste la verticale del pavimento, rispetto all'esecuzione sulle parallele. E oggi voglio un pochino andare a illustrarvi quelli che secondo me sono i pro e i contro di queste due esecuzioni e dov'è che potenzialmente poteste andare a fare più ripetizioni e il perché potreste fare più ripetizioni da una parte rispetto a fare più ripetizioni dall'altra. Ok, quindi se anche tu ti stai cimentando in queste esecuzioni e non sai decidere se fare uno o se fare l'altro, ti consiglio di andare avanti a fare questo video perché potresti trovarci dei concetti decisamente interessanti. Ok, allora, se noi dovessimo andare a confrontare l'esecuzione di quelli a terra con l'esecuzione di quelli sulle parallele, sicuramente sulle parallele abbiamo un enorme vantaggio che è costituito dalla possibilità di andare a mantenere il grip, ossia la verticale sostanzialmente, è più facile andare a mantenere perché abbiamo un contributo molto importante dalla presa. Un altro vantaggio molto importante che abbiamo sicuramente nell'esecuzione delle parallele è il fatto che abbiamo una maggior margine di correzione, nel senso che se durante la discesa si altera leggermente la traiettoria, noi proprio a causa di come il grip che permette una maggiore escursione di movimento, visto che si lavora sulla deviazione lunare e la deviazione radiale, possiamo andare a eseguire una sorta di piegamento più profondo nel caso, diciamo, ci cadesse eccessivamente il bacino dalla parte dove siamo saliti, e in questo modo, andando a fare una sorta di 90 degrees parziale, possiamo riuscire a correggere quella che è la caduta del bacino e riuscire poi a tornare su. Quindi abbiamo un margine di correzione maggiore, sia dovuto alla presa in sé, che ci permette di esprimere un pochino più di forza, e dovuto anche al fatto che la natura della presa ci permette di andare a rendere il piegamento in verticale un po' più profondo e un po' più simile alla traiettoria di un antidecrease nel momento in cui il bacino tende a scappare. L'unico problema che può presentarsi è che sicuramente per la natura del grip, se quest'ultimo coinvolge anche l'omero, abbiamo una maggiore extra rotazione dell'omero e di conseguenza abbiamo sia un pettorale, sia un dorsale, un sottoscapolare, un grande rotondo che tendono a essere più stirati e di conseguenza la possibilità di aprire le spalle diventa più problematica e serve sicuramente più forza di tutto il corparto della muscolatura della parte posteriore, come per esempio il medio-basso trapezio, il trapezio alto, anche il dentato e via dicendo. Quindi, come vedete, ci sono vantaggi e svantaggi, però sicuramente se dovessimo fare un paragone abbiamo due vantaggi a uno, ok? Rispetto a uno svantaggio. Se invece andiamo ad analizzare per esempio quello che viene fatto a terra, sicuramente se siete delle persone che lavorano anche su tanti altri movimenti a terra, come per esempio la plancia, come per esempio la verticale di una mano, vi ritrovate ad lavorare con un grip che è sempre consono, a cui voi siete abituati, che è sostanzialmente quello di appoggiare la mano perfettamente a terra, in questo modo qua. Da questo punto di vista noi abbiamo sicuramente una extra rotazione dell'omero, se appunto il polso va a coinvolgere anche l'articolazione del gomito e di conseguenza la spalla, dovuto magari a delle tensioni muscolari che sono un po' più distribuite, abbiamo un'extra rotazione leggermente minore e di conseguenza questo ci permette di avere minor tensione a livello della muscolatura che tende ad opporsi all'apertura delle spalle, quindi il gran dorsale, il gran pettorale, i rotatori interni che lavorano dalla scapola sull'omero e via dicendo. Di conseguenza potremmo risparmiare un po' di energia. Dall'altra parte invece però abbiamo che la posizione che è questa della mano a terra, per forza di cose abbiamo una pronazione completa, quindi abbiamo dal mio punto di vista un controllo minore rispetto a un grip di questo tipo sulla parallela. Gli avambracci a fronte di una verticale che magari non è perfetta tendono a staccarsi un pochino precocemente.
Un altro svantaggio che abbiamo è sicuramente il fatto che, proprio per la natura del posizionamento della mano a terra, se abbiamo la mobilità del polso che è limitata, noi non possiamo attuare la stessa identica correzione di cui ho parlato precedentemente sulle parallele, cioè non possiamo andare a far sfociare un piegamento in verticale che è stato perso in una sorta di 90 degrees un po' più alto per riuscire a compensare la caduta del bacino. Questo vuol dire che se il bacino cade, ahimè, o avete una buona mobilità del polso e potete fare questa cosa qua, oppure semplicemente vi trovate a cadere. Quindi, dal mio punto di vista, abbiamo nel caso dei piegamenti a terra qualche svantaggio in più che è dovuto sostanzialmente all'impossibilità di correggere i piegamenti in verticale come invece facciamo sulle parallele. Abbiamo un meccanismo di correzione degli sbilanciamenti che stressa molto di più la muscolatura dell'avambraccio, nel senso che si affatica precocemente. Dall'altra parte però invece abbiamo una minor tensione da parte dei muscoli rotatori interni quando noi siamo in una posizione di verticale, quindi in posizione di massima flessione scapolo-omerale. E sicuramente dal mio punto di vista, se siete persone che per esempio lavorano con la panca piana, avete una sensazione di spinta che è molto simile alla panca piana, cioè voi dovete cercare di percepire sempre la spinta in questa parte qua. Bene, che è un po' dove alla fine c'è il punto di contatto maggiore del bilanciere sul palmo della mano. Ecco, avere questo punto qua fa veramente la differenza, perché non è come nel grip della parallela, dove man mano che voi scendete tende un pochino a spostarsi dove la parallela fa pressione sul palmo della mano. In questa posizione la pressione tende ad essere sempre uniforme, quindi voi siete in grado di andare a mantenere sempre una sensazione di spinta ideale durante tutto il movimento. Quindi io vi parlo per la mia esperienza, riesco ad eseguire qualche piegamento in più in verticale su una superficie piana, quindi un po' quel posizionamento che c'è nella normale verticale a terra rispetto alle parallele. Sulle parallele però, a fronte anche di una minima sbavatura, sono più in grado di correggere il movimento rispetto a farlo su una superficie piana. Tutto qua, quindi spero di avervi spiegato vantaggi e svantaggi, spero che anche voi li condividiate. Sappiate che logicamente è frutto di esperienza personale, di riflessioni personali, che a me sembra che trovino luogo giusto, ecco, che calzino perfettamente nella situazione. Va bene? Ciao ragazzi, vado a mangiare.